Ho tre pere pure con il Genoa. Io capisco che i giocatori in campo hanno le stesse motivazioni che ho io quando vado alla posta a ritirare una raccomandata, ma il problema è che questa partita è stata lo specchio di tutta la stagione. È finita la partita, puoi parlare ora. Ah, giusto ora posso parlare. Ho aderito anch'io oggi allo sciopero della curva. Il rumore del silenzio. Hanno fatto benissimo. Assolutamente, è giusto protestare, anche perché lo hanno fatto, tra l'altro, in maniera civile, ma forte. Loro sono stati bravi e spero che possano far svegliare in qualche modo la società. Quello che non capisco è in che modo arrivi la tua protesta da casa, da qui. Arriva, arriva, non ti preoccupare. Quindi anche trasferirci in giardino gli ultimi 10 minuti rientra nella protesta. Esattamente, è stato un modo per essere solidali con la curva. Così come, se hai notato oggi, non sfoggio la mia solita sciarpa. Quindi secondo te Jerry Cardinale magari prenderà Antonio Conte perché negli ultimi 10 minuti ci siamo messi in giardino a vedere la partita? O perché non ti sei messo la sciarpa? In che modo dovrebbe arrivare la nostra insoddisfazione? Arriva, arriva, non ti preoccupare. Arriva, arriva. A te invece non arriva mai, che ne so, una dissenteria acuta, fulminante. E allora cosa possiamo fare per dimostrare la nostra insoddisfazione? Dillo tu, genio! Che possiamo fare? Non lo so. Tipo lasciare lo stadio vuoto, non fare abbonamenti, non comprare merchandising, fare un danno al loro portafoglio in sostanza. Attaccarli lì. Forse hai ragione. Ok, non andrò allo stadio. Sarà dura, ma se servirà, lo farò. Quando sei stato allo stadio l'ultima volta? Io? Vabbè, un po' di tempo fa, quando... Era appena arrivato Ibrahimovic quando ci sei andato. Ah, quindi 2020? No, era la prima volta di Ibrahimovic al Milan, 2010, quindi possiamo dire che non si noterà la tua assenza allo stadio. Allora disdirò DAZN. Tu non hai DAZN, infatti vieni qui a casa mia per vedere le partite. Non comprerò merchandising. L'ultima cosa di merchandising che hai comprato è stato un portachiavi dal dubbio gusto, tra l'altro, nel 2018. E allora me lo rivendo, così gli arriva comunque la nostra contestazione. Sti americani mi fanno venire un nervoso che... Oddio, mi sa che c'ho lo stomaco un po'... Ma dai, non mi dire che... Non vorrei che mi sta avendo un attacco di... Com'è che dicevi? Arriva, arriva, non ti preoccupare, anzi... Oddio... Vai a cagare!